Story Time, Evoluzione Radio. Ben ritrovati cari amici, siamo su Storytime Evoluzione Radio, io sono Teodoro e qui vicino a me abbiamo Mariangela Ungaro. Ciao Mariangela. Buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene, grazie, onoratissima ed emozionatissima di essere qui con voi, grazie. Anche noi siamo molto emozionati che tu sia venuta e abbia trovato un po' del tuo tempo, Mariangela. Mariangela è una compositrice, di pianista, didatta, scrittrice e attrice, ma soprattutto oggi è venuta da noi a Storytime per parlare di musica. Ci risponderà ad alcune domande e andremo ad analizzare un po' il mondo musicale, come sta andando al giorno d'oggi. Ma prima di tutto, Mariangela, vorrei chiederti la classica domanda: musicisti, si nasce o si diventa? Cominciamo con un argomento interessante. Totò diceva: signori, si nasce, e io modestamente lo nacqui. Ecco, beh, musicisti, si nasce? La risposta è sì. In realtà tutti nasciamo potenziali musicisti, solo che ci sono degli esserini all'interno della specie Homo sapiens sapiens che proprio sviluppano un gene particolare, evidentemente, per l'ascolto. E non possono fare altro nella vita, se nascono musicisti, non possono fare altro che continuare a fare i musicisti. E questo è proprio un destino. Da un lato è un privilegio enorme, perché tu sei come una pedina nelle mani del mondo dell'oltre. Questo spiegherebbe, ad esempio, l'ispirazione, da dove viene, come mai ci sono momenti nella vita in cui non c'è. Perché ci sono momenti di blocco, momenti di viaggio, di percorso, quindi la musica in realtà è una metafora dell'esistenza proprio dell'uomo, oltre che una metafora della storia dell'uomo, ecco. E fa parte della vita dell'uomo da sempre, fa parte della nostra vita fin nel grembo materno, il che spiegherebbe, ad esempio, perché ci sono dei ritmi che ci agitano e dei ritmi che invece ci calmano. Noi nel ventre materno ascoltiamo il battito del cuore della nostra mamma. E questi sono stati studi che ho fatto per tanti anni e mi sono accorta che la musica è davvero un linguaggio universale, però ha bisogno di adepti in qualche modo, di addetti ai lavori che se ne occupino continuamente e completamente. Quindi musicisti si nasce, ma anche si diventa. Ma infatti, nel diventare, quali sono gli studi che una persona dovrebbe intraprendere? Certo, allora il talento non basta, ma questa non è una frase fatta per convincere i ragazzini a studiare, poveretti, ecco, perché la musica in realtà non si insegna, si può solo insegnare ad amarla, ecco, è quello che dico sempre ai miei alunni. E diciamo che per fare degli studi mirati sicuramente la cultura è il fondamento del mestiere poi di musicista, perché non basta avere talento. La cultura è fondamentale, così come è fondamentale imparare a stare bene con se stessi e con gli altri, perché poi si lavora in team, soprattutto quando si lavora a colonne sonore, ad esempio, no? Quindi la settima arte è molto, come dire, ampia, quindi bisogna lavorare in team e stare bene con le persone, ecco, questo è molto importante. E che posso dire? Gli studi, sicuramente il conservatorio è la scuola che mi sento più in assoluto di consigliare a chiunque. E forse stanno tornando indietro anche sul fatto che i conservatori fossero università, il che vuol dire che vi si può accedere negli ultimi 5-10 anni più o meno, ci si può accedere solamente con un diploma di scuola superiore. E questo evidentemente è stato un errore grosso, perché sì, è vero che tu dai prestigio a una scuola, però è anche vero che ti perdi tutta quella fetta di bambini, ragazzini e giovani, e anche giovanissimi, che non hanno dei veri e propri punti di riferimento culturali a livello musicale. Mi spiego meglio: negli asili e nelle scuole primarie la musica è abbastanza a latere, anche se fa parte in maniera molto trasversale delle materie di studio, però deve essere condotta da specialisti, evidentemente, perché non è pensabile che un insegnante normale, tra virgolette, che bisogna essere veramente
avere veramente la vocazione per quel lavoro, quindi un caro saluto a tutte le colleghe della scuola primaria, ecco, ci sta, ecco. Ebbene, va gestito a mio avviso da uno specialista, ecco, una persona che ha fatto proprio degli studi mirati musicali. Ci sono tantissime scuole, soprattutto nell'area milanese, che è la nostra area, diciamo, di appartenenza, solo che sono scuole dove appunto accedono, a cui accedono bambini e ragazzini, perché i conservatori hanno, diciamo, per il momento messo in stand by questa cosa. Che io sappia, forse torneranno indietro. Per ora c'è questa cosa che si può fare una doppia università, ecco, cioè non si può fare solo conservatorio, ma è possibile fare anche economia. Questo ha evidentemente allargato le possibilità di tanti che hanno dei genitori che ti dicono: ah, vuoi fare il musicista? Sì, vabbè, ma trovati un lavoro vero, no? Eccolo, per far fronte a questa cosa puoi dire alla mamma: guarda, sto studiando ingegneria o economia o lettere o la qualunque, nel frattempo però amo fare il musicista, quindi posso studiare anche in conservatorio. Questo sicuramente è stata una bella cosa. Il mio sogno è che si possano prendere anche i bambini nei conservatori, dargli la giusta cultura musicale, perché è imprescindibile per creare veramente un musicista, perché anche se ci nasce deve essere forgiato il musicista, ecco. E quindi conservatorio. Mariangela, vorrei invece appunto chiederti: la musica, specialmente nel periodo in cui stiamo vivendo, si è sempre evoluta, sì, per fortuna anche si sta evolvendo sempre di giorno in giorno, è un linguaggio universale della musica, sì. Cosa ne pensi te? Cosa ne penso? Diciamo che penso questa cosa forse da quando sono bambina. Fate conto che negli anni 70, di cui sono figlia evidentemente, dell'autunno caldo, degli anni di piombo, ecco, per la serie certi dicono che la nostra generazione non ha visto guerre, non è assolutamente vero. E purtroppo ne abbiamo anche degli esempi piuttosto eclatanti davanti agli occhi, ecco. Dicevamo, poi la tagliamo questa parte. Ecco, no, il mondo del lavoro musicale è amplissimo, però bisogna essere persone estremamente duttili, estremamente umili, che hanno voglia di studiare continuamente. Io mi ritrovo a quasi 50 anni che ho studiato come direttore d'orchestra e di coro, come pianista, come compositore, che vuol dire che ho la potenzialità, e poi l'ho fatto effettivamente nel mondo del lavoro, di scrivere in qualsiasi stile e per qualsiasi con qualsiasi ispirazione. Stai scrivendo per un film, stai scrivendo per un documentario, stai scrivendo per una tipologia di film che già ha i suoi suoni, i suoi ritmi, i suoi mood, no? Pensiamo a Ennio Morricone, che è stato anche il mio meraviglioso maestro per un brevissimo periodo, che però ricordo veramente con tanto affetto. Ebbene, diceva che la musica può creare e distruggere un film, quindi ha un potere enorme il suono. E qui veniamo un po' al clou del nostro, della nostra puntata insieme, Teo. E mi fa piacere che mi intervisti un ragazzo splendido di nome Teo, che è Dio. È come se Dio mi chiedesse: ma io che ti ho dato questo bellissimo dono della musica, tu che cosa ne hai fatto? Che cosa ne pensi? No? Ecco, quindi mondo del lavoro molto variegato, è difficile lavorare come musicista, però ci si riesce, è possibile. Ribadisco che è un lavoro, come tale va apprezzato, rispettato e pagato. Questa cosa veramente ci tengo, mi sono anche avvicinata al microfono, che arrivi il messaggio forte e chiaro. Musicista deve essere una persona molto colta, molto curiosa, curiosa in senso positivo, deve sempre mettersi in gioco, perché ha un potere enorme. Il musicista può indurre uno stato d'animo, la musica crea uno stato d'animo. Perché? Perché ogni stato d'animo ha un suono. Quindi viva il linguaggio universale. Io ho le prove di 40 anni perché ho pubblicato adesso un libro che si chiama, in due volumi. Saluto molto caramente il mio editore di Pluriversum Edizioni, Antonio Di Bartolomeo, che ringrazio tantissimo per aver creduto in questo progetto editoriale su scala planetaria. È il racconto
quindi è un libro di saggistica, però mi piace definirlo un racconto, è il racconto di un viaggio attraverso tutte le popolazioni e tutte le città e paesi del mondo attraverso il suono, quindi la colonna sonora per cinema a livello mondiale, dalle origini della settima arte ai giorni nostri, raccontato in due volumi, dove davvero vi renderete conto che la pace non è un'utopia, è una realtà possibile, perché tutti gli esseri umani in qualsiasi parte del mondo vivino, muoiano, sperino e piangano, hanno le stesse categorie mentali, l'anima dell'uomo è la stessa, quindi fatemelo dire proprio bene, ascoltando migliaia di film mi sono accorta che stavo ascoltando un'unica voce. L'uomo è lo stesso in qualsiasi parte del mondo viva o muoia, soffre e gioisca, al di là dell'etnia, del sesso, del credo politico, della fede religiosa, del territorio e del contesto socio-economico e politico in cui opera. Quindi evidentemente il cinema sicuramente ha avuto un ruolo sostanziale nel fare, nel sposare il linguaggio musicale, perché è il linguaggio universale per eccellenza. Ci sono tantissime prove in questo libro proprio a livello sonoro. È stato definito, no, dico quella, la cosa seria, è stato definito non un libro ma musica semplicemente attraverso le parole. Io ringrazio tantissimo Teo, credo che siamo in conclusione, sì, dico bene? Sì, leggo i contatti nel caso qualcuno si sia incuriosito e voglia chiederti altre informazioni, seguirti, chiederti magari delle collaborazioni. Potete contattare Mariangela al numero di telefono che è il 342-319-3030, sito web mariangelaungaro.wixsite.com/stardust_art_studios, mail Instagram mariangela_ungaro_music, mail stardust_studios@gmail.com e la pagina Facebook Mariangela Ungaro. Quindi il corso di dizione è ampiamente superato, Teo, perché i nostri siti non sono semplici. Stardust nasce dallo studio delle stelle. La musica è veramente il grande sorriso di Dio. Grazie a tutti. Grazie a te. Noi di Storytime invece ci interrompiamo per una brevissima pausa. A tra poco. Storytime, evoluzione radio.